Rilanciamo con un programma di attività turistiche e culturali che coinvolgono da già alcune settimane tutto il territorio fino alla fine dell'anno. L'ultimo evento sarà quello agroalimentare sulla valorizzazione del tartufo, dell'olio, del melograno, insomma di tutti i prodotti del territorio, con eventi importanti. Si rimanterrà il 23 la Notte Bianca, diciamo l'iniziativa di Tribalex su Montefabbri, la sagra della polenta con la Proloco, e poi sono tante iniziative, diciamo, di compagnie dialettali, di attività, diciamo, rivolte soprattutto ai bambini, il cinema sotto le stelle, insomma, coinvolgendo un po' tutte le borgate, tutte le frazioni che sono tante del comune di Vallefoglia e valorizzando al massimo, come è avvenuto col drifting, Atalacchio di Vallefoglia, come avverrà con eventi importanti che consentano di promuovere e valorizzare anche il territorio di Vallefoglia. Una programmazione di ripartenza, siamo molto contenti del calendario stilato, sono 30-40 iniziative estive, ripartono gli eventi anche più importanti in collaborazione con le associazioni del territorio, ad esempio con Tribalex ci sarà la famosa Fiesta Global a Montefabbri, con la Proloco di Montecchio ripartirà insomma giochi fra quartieri, ci saranno la Sagra della Polenta a settembre, e nonché la Notte Bianca nel mese di luglio. Iniziative rivolte molto ai giovani, alle famiglie, con cinema all'aperto, con iniziative con clown, comici, piuttosto che letture in collaborazione con la biblioteca, proprio nei pressi della biblioteca e anche all'aperto. Quindi non mancheranno iniziative musicali, musicali di vario genere, musica lirica, musica jazz in quel di Montefabbri, e ci sarà anche una 3 giorni di commedie dialettali in quel di Morciola di Vallefoglia, località Cento Vetrine, con 3 compagnie locali, una proprio di Vallefoglia, Compagnia Improvvisando, una compagnia di Pesaro e una di Montecalvo in Foglia.